Operazione conclusa. Ho fatto anche l'arresto del sistema. Adesso finalmente potrò dedicarmi alla manutenzione di un'apparecchiatura garantita a vita. È un apparecchio garantito a vita. L'assoluta perfezione. Guardate, questa è perfezione assoluta. È garantito a vita. Garantito a vita. Persa per persa, io adesso blamo questa cosa qua, perché ho controllato tutti i MOSFET, sono ok, le tensioni ci sono. E secondo me è un problema di reflow. Io farò dei reflow a cazzo. Che bello! Farò il reflow di questo chip che scalda tanto. Quindi gli metto che ovviamente il coso è tappato. Che ovviamente questo si è tappato. Logico, no? Che io come lo stappo questo? Ok, si è stappato, bene. E io gli spruzzo lo schifo qua. Una quantità invereconda. Ci vuole una forza pazzesca per spruzzare questo coso. Vediamo se riesco a fare un reflow brutale. Porco! Bene. Questo reflow l'ha fatto. A questo punto lo farei anche di, ma sì, di questo qua. Lui dovrebbe cominciare a galleggiare. E infatti. Va bene, non esageriamo, ho sentito schioppettare e quindi forse abbiamo esagerato, ma io me ne sbatto perché tanto ormai questa scheda. Sicuramente devo fare un reflowone su di lui, su questo. E quindi ora ci proviamo, però prima ci devo mettere di sicuro il K-Kapton Tape per proteggere il resto del circuito. Quindi ora io faccio la seguente e creo questa barriera di K-Kapton Tape. Questo è così. Così. Ora devo effettuare un irroro totale. No, ma sta cosa è troppo duro, ma perché? Questo coso è durissimo, puttana cane. Ok, una quantità veramente invereconda. Abbiamo esagerato, lo so, ma io me ne sbatto. Sto facendo veramente un lavoro del cazzo. E adesso spariamo l'aria, però dobbiamo togliere questo. Per togliere questo mentre è bollente, sicuramente. Ah, ma è già. È già un porco. E non esce. E non esce perché deve raffreddarsi. Ok, uscito. Adesso noi danneggeremo irrimediabilmente questa scheda madre che tanto è guasta. Sparo l'aria al massimo. Non so come andrà a finire. Sto friggendo la motherboard, la sto cuocendo letteralmente. Questa CPU non si muove. Va bene. Io adesso mi allontano, lo faccio raffreddare pian piano e chissà che non sia successo qualcosa, tipo che adesso non funzionerà più, proprio un cazzo di merda. Ma mi sta bene così. Ok, a questo punto questo si raffredda. Noi abbiamo distrutto la nostra scheda madre. Vaffanculo, cane. Abbiamo sicuramente distrutto questa motherboard, vedete le bolle che si sono formate, ma a noi ce ne fottiamo.
ancora abbastanza calda, sì, ma noi ce ne sbattiamo il cazzo, perché comunque questa è una motherboard da buttare. Ora gli diamo una mezza pulita, aspetto che si raffreddi un altro po', dopodiché la proviamo e vaffanculo. Ed eccoci al momento della verità, la cosiddetta verità in culo. Adesso io collego e vediamo se scoppia tutto. Allora il leddino si è acceso, questo si comporta esattamente nello stesso modo, adesso però adesso mi dai i beep direttamente, 4 beep, niente, stessa cosa, stessa identica cosa, quindi non c'è niente da fare. Questo vuol dire che il BIOS si risponde, fa i test, ma non si vede un cazzo, e perché non questa scheda non. E se io tolgo la batteria, che so che è scarica, posso spegnerlo? Sì, tenendo premuto fa delle cose. No, fa un cazzo, lui cerca di riaccendersi, la CPU scalda come vedete e non c'è un cazzo da fare, non c'è un cazzo da fare e niente, adesso ci dedicheremo ad altro. E peraltro intendo, ci hanno dato un paio di vecchi computer, ce li ha dati Jovix, il caro Jovix ci ha donato questi due computer che a quanto pare soffrono di gonfiezza di condensatori. Vedremo cosa c'è all'interno e se vale la pena metterci le mani, perché ci servono un paio di computer al museo, vecchi, ci servono vecchi, che abbiano delle cose di vecchiume. E quindi adesso vedremo questa roba che si getta via. Un'occhiata veloce al primo, un'occhiata veloce al primo, che dovrebbe aprirsi. Oh, guardate che apertura fancy, veramente fancy, con questi cazzi che si abbassano. Vediamo cosa abbiamo qua dentro. Abbiamo una scheda madre colorata, ma io qui non vedo condensatori gonfi. Interessante, questa sembra quasi a posto. Vedo una RAM messa completamente a cazzo. Io direi proviamolo, proviamolo subito, immediatamente. Vediamo se riusciamo a interagire con questo calcolatore. Si è acceso. A schermo non si vede un cazzo, è morto. Il disco però è partito, ma non si vede un cazzo a schermo. Ma io questa memoria messa così a cazzo non la capisco. Se va con una sola RAM potrebbe essere messa perlomeno nello slot 1. Quindi la dobbiamo mettere nello slot 1. Se non ci si chiudesse in mezzo un cavo di alimentazione, porco vediamo adesso che cazzo fa. Ora è partito da solo, ma non si vede un cazzo. Un cazzo! E non si spegne neanche, va bene. Ora qua ci vorrebbero due RAM. Ah, guarda, queste sono identiche. Ora gli metto queste due fancy. Queste due memorie fancy. Ci sono due slot dello stesso colore, io presumo che vadano dentro gli slot dello stesso colore. Ovviamente al contrario. Porco! Certo, chi ha inventato sti connettori gli deve crescere un gigantesco pene all'interno delle mucose anali. Proviamo adesso. La ventola parte, il LED del CD-ZOM si accende, come vedete il CD-ZOM si avvia, ma non si vede un cazzo a schermo, non si vede un cazzo proprio. Non funziona. Una santa cazza. Quindi questo computer non parte. Io stacco tutto. Stacco l'ID. Strano, non vedo condensatori gonfi. Che problema potrebbe avere questa ASRock N68C-SUCC Dual Channel DR2 di DR3? Boh. Vediamo dal cazzo questa schiena. Che abbiamo una scheda modem, magari è lei in corto, una cosa in meno, ma non si vede una beata mazza di minchia. Un'occhiata alla CPU, e la CPU sembra essere un Pentium 4, no, è un AMD, è un Athlon 2, interessante, chissà se ne ho una qua tra queste. Vediamo cos'è questa. AMD Athlon 64. Ovviamente qua è tutto completamente differente.
poi è pure rovinata. Va, scusa. Questa è una AMD. Sempron, Cazzon Sempron Duron. Ma questo è un Athlon 2, non è un Athlon e basta. Niente, non possiamo fare altro che rimetterla. Ah, vediamo cosa ci dice senza CPU. Non fa neanche dei beep di errore, niente. Si vede un cazzo di merda. Proviamo l'altro computer. E allora quello che ha i condensatori danneggiati sarà sicuramente questo, su cui pratichiamo immediatamente violenza. Olidata. Orrore. Questo sarà un orrore nero. Apriti, olidata. Perché non si apre? No, riesco ad aprire questa olidata. Non si apre. Scommettiamo che è una di quelle chiusure da coglioni per cui bisogna togliere pure il sopra. Sto coso è incollato. Lo hanno incollato. Ma guardate che troiata! Guardate che troiata con le maniglie di merda! Che troiata! Ah, anche questo qua è esteticamente molto carino. Molto carino. Con un sacco di RAM dentro. Carino! Perché tu non dovresti funzionare? Sei così carino. Forse perché vuoi essere preso a calci e pugni? O a sputi? Vediamo se si accende. Questi vanno assolutamente sistemati. Diventa necessario sistemare. Magari è un problema di alimentatore. Ecco, ho acceso e non è successo niente. Premo il tasto e non succede niente. Questo è l'alimentatore che non funziona. Non è l'olidata che non sta olidando. Ma questo alimentatore neanche parte. No, la scheda madre è accesa. Perché tu non ti accendi? Allora è veramente la motherboard. La motherboard puttana! Cosa sarà? Scheda video? Togliamo la scheda video. Ah, e non si accende. Strano ma vero, non si accende. Batteria del BIOS. Mitsubishi. CR2032. Quanto misura? 0,3 volt. Quindi la batteria del BIOS è andata. Io ho un LED sulla motherboard che si accende, ma non mi dà segni di vita. Ma vaffanculo il connettore a questo punto. E proviamo a masturbare l'accensione. C'è qualcosa che non va nella motherboard. Riusciranno i nostri eroi a sistemare queste schede madri? Lo scoprirete in una prossima entusiasmante puntata di Schede Madri. Maledette schede madri. Vedete, questa è carina, è una M2N, potrebbe essere un Asus, non lo so, ha tutto l'aspetto di un Asus, mentre quest'altra che è colorata è molto bellina, è una, oddio i cavi, è una ASRock, guardate che bella ASRock blu. E quindi mi piacerebbe molto rimetterli in funzione. Faremo delle prove, grazie. Ci sono cascato un'altra volta, ho fatto pulizia, ho tolto tutto il macello di schede madri, ho finito di provare, ho eliminato le vecchie schede madri guaste, ho ottenuto solo due schede madri funzionanti, il computer è stato sistemato, questa è solo una carcassa che devo gettare, questo è un case comodo, quindi probabilmente non lo butterò e devo portarlo al museo, perché è comodo, si apre in modo... È comodo perché è leggero, ecco, l'altro si apriva più facilmente ma pesava un quintale. Detto questo, ci sono cascato, ho rifatto la minchiata, mi sono messo qua con le schede madri guaste e ho passato il tempo, è un passatempo che mi piace molto, è molto rilassante, e mi sono messo a dissaldare componenti elettronici, ho dissaldato un pugno di MOSFET, veramente questo è un pugno di MOSFET, come potete vedere.
Abbiamo un pugno di MOSFET e sono funzionanti. Ora non so il tipo di questi MOSFET, canale N, canale P, non ci capisco un cazzo. Io non li ho studiati i MOSFET, non li so. Io non so i MOSFET e quindi magari ne userò qualcuno e cercherò di usarlo e di saperlo. Devo saperli. Dove cazzo sto inquadrando? Io non so i MOSFET e quindi magari con questa occasione di averli dissaldati li saprò. Saprò i MOSFET. E dissaldati con l'aria calda, con la stazione d'aria calda, è stato molto semplice. Ma che luce blu che viene fuori? Come mai viene fuori questa luce così blu? Boh, ah certo, sono i LED qua dietro. Va bene. Ho dissaldato anche questo, che era il componente che riscaldava sulla motherboard. È una specie di integrato disintegrato. Riguarda qualcosa di gigabit. Guardate che bei riflessi. Va bene, ho dissaldato un po' di questi, un paio di questi, quattro, ne ho dissaldati quattro, non un paio, però vedo che si sono, questo si è rovinato anche lui, questo anche, va bene, questi li ho dissaldati per niente, finiscono nella spazzatura. Questi sono dei regolatori di tensione, non so a che tensione, ma lo scopriremo prima o poi, lo scoprirò, c'è anche un diodo così giusto per gradire. E poi ho fatto l'errore di saldare i condensatori. Voi vi direte, ma che cazzo di saldi i condensatori elettrolitici dalle motherboard che solitamente fanno tutti cagare? È vero, ma io voglio fare qualche esperimento. Adesso noi prenderemo questi condensatori e li separeremo nelle loro varie tipologie e faremo dei test, però prima metto da parte questi, devo cercare di liberare o trovare un cassettino libero. Perché sono pieni. Ok, adesso faremo qualche test con la termocamera. Anche intanto la accendiamo, la termocamera della Vevo. Dopodiché prendiamo il mio fido tester cinese, tester di componenti di cui devo dire mi fido molto perché è molto accurato, e vediamo che cosa ci dice di questi condensatori. Io comincerei da questi dorati, questi da 6,3 volt 1000 microfarad. Vediamo che cosa ci dice il tester di Katzer. Dopodiché li proviamo a mettere sotto tensione. Dobbiamo far sì che questi porco di terminali non si tocchino tra loro. E vediamo il tester cosa dice. 0,01, certo, perché questi porco di terminali si toccano. Riproviamo. 900 microfarad. 0,04 ohm VSR. 900, 1000... è un 10% di tolleranza, e sugli elettrolitici diciamo che ci può anche stare. Proviamone un altro e i terminali si stanno toccando. Ma porco d***. E questo mi dice 447 con 0,08 ohm di ESR, 1,5% di VLOS. Proviamone un altro da 1000. Ho detto porco d***, 1000. E bene o male, i valori sono lì, l'ESR non è neanche male. 926 microfarad, 1000 microfarad, 008, questo segna 1042, addirittura segna un po' di più. Questi sono della Samson, e se non mi sbaglio è una marca di condensatori che solitamente equivale alla merda. La merda, proprio la merda, non le feci o lo sterco, il guano, no, proprio la merda. 1081, 0,08 ohm e ci siamo. Vediamo questi qua gialli, color vomito di suora. 560 microfarad, 4 volt, e sono da 584 microfarad, 0,01 volt di ESR. 1000 microfarad, 16 volt. Questo sembra un condensatore normale, porco se riesco a prenderlo, porco nei suoi valori. 1764. Ah, perché è un 1008, sono un coglione io che non so leggere. Vabbè, mi sono già rotto il cazzo di testare condensatori. Il tester me li dà tutti per buoni. Però a questo punto l'unica cosa è provarli, sottoporli alla tensione. Purtroppo non ho uno schermo adeguato, quindi ci metterò una scatoletta di sopra e vaffanculo. Vieni fuori, maledetto cane, schifoso, ladro. Ladro.
Ecco il nostro test bed. Adesso test bediamo questi condensatori. Io proverei da questi qua dorati. Il colore dorato nei condensatori io l'ho sempre associato alla merda. Quindi ora positivo qui, negativo qui. Quasi quasi metterei anche un tester in parallelo, giusto per essere sicuri della tensione che stiamo dando. Maledizione, la tensione che stiamo dando a questi condensatori. Vediamo se riesco a ficcarlo qua. Farà contatto? Sicuramente no. Abbiamo un volt, 1,6 come segna, non so se lo vedete, voi non lo vedete, ma lì segna 1,6 e qua segna 1,6. Bene, questo lo lasciamo così, 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 porco d***o. Così voi lo vedete, io lo vedo e me ne vado a fanculo. Temperature, temperatura del condensatore in questo momento 23 gradi. Chissà se voi riuscite, non vedete un cazzo voi. Voi non vedete un cazzo. Già, ma tanto non posso misurare la temperatura di sto coso, perché non c'è un vaffanculo che tenga. A questo punto io direi, copriamo, mettiamo la termocamera così. Così voi in qualche modo però non vedete il condensatore. Quindi io che cazzo devo fare con questa termocamera? Me la posso solo schiappare nel culo. Va bene, io alzo la tensione. E arriviamo a... abbiamo detto che è 6,3? Arriviamo a 6,2. E qui non si vede un cazzo. Quindi il condensatore è freddo? Sì, il condensatore è freddo. Il condensatore è a 26 gradi. Quindi in questo momento io gli sto dando 6,3 volt. E da 6,3? Il cazzo di condensatore gli ho dato. 1000 microfarad, 6,3 volt. Ora se io stacco qua, lui dovrebbe mantenermi la carica per un po', e infatti il condensatore condensa, vedete? Ho tolto l'alimentazione e lui sta mantenendo la carica. Ma guarda, ma allora funziona. Cioè è rimasto carico e non si sta scaricando. Se, ecco, ora l'ho scaricato, come avete visto. Però ora lo ricarico, lo rimetto qua, gli do tensione. Quindi questi condensatori si stanno comportando molto bene. Funziona. Come vedete, questo condensatore funziona. Quindi questi probabilmente funzionano. Potrei collegarne un altro al volo. Negativo qua, positivo qua. E gli metto davanti questo, lui si sta caricando. 5,8. Perché mi misura 5,8? Perché ho falsi contatti in questa merda? Sì. Ah, guardate, questo sta scaldando. Questo sta scaldando. Quindi questo potrebbe essere difettoso? Ah, perché anche la tensione sta variando un po'. Però questo, vedete, è caldo. Questo potrebbe essere un condensatore con dei problemi. Oppure sono io il coglione? Che condensatore ho messo qua? 6,3 volt e 1000 microfarad. Ah, sono io il coglione, l'ho messo con la polarità al contrario. Perché? Perché sono un imbecille di merda. Abbiamo fatto uno stress test e come vedete si è scaldato, ma non so se questo è acido. Questa è la pasta salda che ho usato per dissaldare. Quindi, positivo qua. L'abbiamo montato al contrario. Abbiamo fatto uno stress test. Ed ecco infatti che ora torna a 6,18. Io lo porto a 6,3. È ancora caldo da prima, ma si è raffreddato. Ora è a 28 gradi. E sta scendendo la temperatura. Soffio. E la temperatura è scesa ancora un pochino. Bene, quindi questa cosa funziona. Se stacco l'alimentazione, la carica mi viene mantenuta, come potete ben vedere. Questi condensatori sono buoni, sono buoni! Ne ho anche uno da 4,70, 16 volt. E proviamolo, allora, positivo, mi raccomando, non devo sbagliare, perché sono un coglione e sbaglio. Svesta, ma come fai a sbagliare, mi dicono sempre. Basta essere dei coglioni abissali! Ora, abbiamo 6,3 volt, questo è da 16 volt, io devo salire a 16 volt. Sono a 16 volt, lo sto caricando a 16 volt. Se stacco, lui mi mantiene la carica.
Certo, poi vai in autoscarica, c'è anche il tester che ha una sua resistenza interna e il condensatore è freddo, questo colore che vedete sono 28 gradi di dove l'ho preso in mano, sai quando lo prendi in mano, no? L'ho preso in mano e quindi è caldo quando lo prendi in mano, vedete qui. Quindi questi dorati io li do per buoni. Ora vediamo questi qua, 1500 microfarad, 6,3 volte, con un colore strano, tipo verde, verde acido schifo. Questo verde acido schifo sui piedini è un po' strano. 28 gradi perché l'ho preso in mano, come vedete. Se stacco, mantiene la carica. Quindi forse quello è solamente sporco. Però questo condensatore funziona. Però ora uno lo facciamo scoppiare. Ora questo gli diamo. Ora questo qua gli diamo. Che gli diamo? Gli diamo 10 volt. Ed è ancora freddo. Gli diamo 12. Quasi 13. Ed è lì. È freddo, non si vede nemmeno. Vediamo se riesco a. Ecco. Ora gli diamo 16 volt. Questa cosa non fa una piega. Ed è da 6,3 volt. E stiamo dando 10 di più. Andiamo ancora. Andiamo a 18 volt. Massimo, andiamo a 20. Vaffanculo. Ecco che comincia a scaldarsi. Eccolo, eccolo, scalda, spegniamo. È diventato bollente. Sinceramente non lo voglio vedere scoppiare, ma siamo a 28 gradi. Come vedete ha ragione di incazzarsi. Lo vogliamo fare scoppiare? Ma sì, facciamolo scoppiare. Facciamolo scoppiare questo coso. Non so come farvi vedere lui e farvi vedere l'explosion. Ma io adesso lo sparo a 22. Vai, scoppia, maledetto, scoppia. Oh, ed ecco che è scoppiato. E siamo felici di questo. Sempre bello fare scoppiare i condensatori. Che profumino, fantastico. Poco fa era a 110 gradi, adesso è 95, vedete, è ancora rovente. Fantastico. Ovviamente si è gonfiato ed è scoppiato da sotto. Molto bello. Ah, scotta. Buttiamo via nell'umido. Cosa abbiamo imparato da tutto questo? Che comunque se li testiamo, noi scopriamo che molti di questi sono ancora buoni. Ho avuto fortuna perché li ho recuperati da delle motherboard che non avevano problemi di condensatori. E quindi questi sono ancora buoni e li conserverò e li userò perché non si sa mai. Sono veramente ok. Quindi bene, molto bene. Condensatori di recupero. Adesso devo ficcarli nei cassettini.